faccio una premessa. Ho sempre sognato nella mia vita, diciamo da quando seguo il calcio e da quando mi sono appassionato a questo meraviglioso sport, di parlare di Roberto Baggio. Ho sempre sognato di farlo, adesso anche da quando, diciamo, vivo questa esperienza multimediale qui su YouTube con voi, ho sempre sognato di dedicargli una rubrica, una trasmissione, qualche cosa. Oggi non faremo una trasmissione, naturalmente faremo due chiacchiere tra di noi, partendo dal Divincodino, ma utilizzandolo come pretesto per parlare un po' di calcio e di vita in generale. Perché dico questo? Perché ho visto ieri il film e devo dire che mi è piaciuto, l'ho trovato molto, credo molto pertinente con l'animo di Roberto Baggio, che se veramente emerge da questo film, viene raffigurato come quello di una persona che ha, come tutti noi naturalmente, perché poi noi li vediamo sempre al di là, ed è un po' come una volta valeva per le star cinematografiche, no? Si diceva, si vedono sullo schermo. Ecco, i calciatori sono la stessa cosa, ma poi alla fine sono degli esseri umani e hanno come noi tutta quella parte di fragilità, ma anche tutta quella parte di carattere che serve a costruire l'essere umano. Roberto Baggio in questo film, anzi, in questo film, per raccontare Roberto Baggio, vengono utilizzati due percorsi, che sono quelli dell'obiettivo e naturalmente quello del rapporto, diciamo, con la famiglia, quindi con la sua d'origine all'inizio, poi con la sua creata in seguito. L'obiettivo è il fine ultimo di questo film, cioè l'inizio della storia, che parte da una frase che Baggio dice a suo papà la sera della finale del Mondiale dell'Azteca tra Italia e Brasile, è il filo conduttore di questa storia che passa attraverso il percorso iniziale di grandi difficoltà di questo straordinario campione, attraverso l'infortunio prima di arrivare a Firenze, fino alla convocazione in nazionale, fino all'obiettivo, cioè l'obiettivo è quello di vincere il campionato del mondo in finale con il Brasile. Tutto questo naturalmente è, diciamo, credo, sufficientemente romanzato, come ovvio che sia in un film biografico, però ci fa vedere, come dire, alcuni lati del carattere di Baggio che forse non tutti immaginavano potesse avere. Perché io sinceramente non pensavo che nel corso della sua vita Roberto Baggio avesse attraversato così tanti periodi bui e così tanti periodi critici rispetto a quella che era l'immagine pubblica, che era un'immagine naturalmente di successo, chiaramente di sofferenza rispetto agli infortuni, ma comunque un'immagine di un fuoriclasse che camminava a un tot numero di centimetri da terra rispetto a tutti gli altri, perché la grandezza di Roberto Baggio è stata proprio questa, è stata quella di essere uno dei due o tre, credo, giocatori italiani più forti di tutti i tempi, ma soprattutto appartenente a quella categoria di calciatori che non giocano a calcio, ma disegnano calcio, che sviluppano la fantasia di chi li guarda, e sono naturalmente giocatori come Johan Cruyff, giocatori come Gianni Rivera, giocatori come Leo Messi, che trovano nel gol, diciamo, solamente la firma su un dipinto che è invece realizzato attraverso le loro giocate, la fantasia, l'istinto e questa dote naturale di essere superiori a tutti gli altri nel loro sport. La parte più importante di questa storia, di questo film, è il rapporto che Roberto Baggio ha con la nazionale, o per meglio dire, si è voluto attraverso questo film raccontare il rapporto di Baggio con la nazionale, che è un rapporto che da un lato, almeno da quello che si vede, appartiene a quel sentimento, diciamo, di orgoglio che abbiamo tutti noi quando tifiamo per la nazionale, e quindi la voglia di vedere i colori azzurri, la voglia di vincere, di esultare tutti insieme, perché chiaramente la nazionale è la cosa che probabilmente in questo paese, diciamo, ci accomuna di più. Ecco. Dall'altro però in questo film si nota anche come la nazionale sia per Roberto Baggio sempre il fine, perché il suo approccio al buddismo è proprio alla ricerca di uno scopo, che è poi il
il percorso di ciascuno di noi, per meglio dire tutti quelli che ancora sono vivi, hanno un obiettivo o cercano quantomeno di porselo, ecco, perché lo sguardo sul futuro è anche, e quindi è vita, è anche dato dalla possibilità di avere un obiettivo da raggiungere, un traguardo, uno scopo. La nazionale è chiaramente per tutti i giocatori è un punto d'arrivo, è un punto d'arrivo perché è un segno nel curriculum di un calciatore che resterà per sempre, è un onore che resterà per sempre. È difendere poi i propri colori da campione assoluto come è stato Roberto Baggio dà non solo la responsabilità ma anche ancora di più lustro a una maglia e soprattutto poi se vogliamo contestualizzare ai mondiali di USA 94 faceva parte di quel ristretto novero di fuoriclasse che parteciparono a quel torneo, perché non è che fu un campionato del mondo particolarmente vivo da un punto di vista di stelle, tant'è che dovettero fare quella cosa che tutti conosciamo con Diego Armando Maradona e quindi ripristinarlo, diciamo, alla condizione di atleta per poter avere un nome da vendere al pubblico americano. Roberto Baggio era una superstar naturalmente e soprattutto all'interno di quel mondiale vive un percorso che è, direi, abbastanza tipico di certi fuoriclasse che partono in un modo e arrivano in un altro, cioè che parte con le difficoltà di una squadra in difficoltà, perché naturalmente una nazionale affidata ad Arrigo Sacchi non può non avere difficoltà, nel senso che la metodologia di Arrigo sappiamo tutti qual è, trasportarla in una nazionale dove i tempi sono molto ristretti per lavorare insieme è difficile. In più arriviamo negli Stati Uniti, perdiamo la prima partita con l'Irlanda, nella seconda rimaniamo in 10, espulso Pagliuca, Arrigo Sacchi toglie Roberto Baggio e all'interno del film ci sono tutti questi passaggi, c'è il rapporto che con Sacchi non è mai stato idilliaco e questo nessuno ha fatto mistero, soprattutto Baggio, che ha definito Arrigo Sacchi, una volta lo definì la spina nel fianco del gioco della nazionale italiana, e nel film questo viene fuori bene, però l'intelligenza di Sacchi naturalmente è quella di aver capito che va bene la squadra, va bene tutti sono uguali, ma uno è più uguale degli altri, perché sapeva benissimo Arrigo Sacchi, da persona estremamente intelligente, che Roberto Baggio sarebbe stato forse l'unico giocatore in quella nazionale a poterlo portare per mano fino alla finale. E così è stato, perché poi Roberto Baggio segna il gol decisivo, anzi i due gol decisivi, negli ottavi di finale con la Nigeria, in una partita che vuoi per le condizioni climatiche, vuoi perché siamo finiti sotto, vuoi perché siamo rimasti poi con un uomo in meno, vuoi perché loro erano molto più fisici, vuoi perché la Nigeria all'epoca, tra l'altro, era una delle squadre addirittura candidate per la vittoria finale, ma erano slanci emotivi da parte della FIFA, da parte dei giornali, per cercare di trovare delle alternative ai soliti nomi. Si fece la stessa cosa con la Colombia, anche se la Colombia aveva una squadra effettivamente molto forte. In ogni caso, quella partita lì segna ovviamente la svolta del Mondiale dell'Italia e del Mondiale di Roberto Baggio, che poi segna di nuovo il gol decisivo con la Spagna, poi segna due gol in semifinale, si fa male ma vuole giocare lo stesso la finale, e poi al Rose Bowl di Pasadena sappiamo tutti com'è andata. Ecco, quel calcio di rigore, che è, diciamo, il tema centrale del film, l'obiettivo, la vittoria, e quel calcio di rigore che resta poi nella vita di Baggio come un segno indelebile. Lui lo dice spesso in quasi tutte le interviste, dice: io non sono mai riuscito a superare quella cosa di quel calcio di rigore, perché probabilmente, intanto perché ero uno specialista naturalmente, poi perché quel rigore lì toglie l'obbligo a Bebeto di battere il suo e consegna il mondiale al Brasile, e perché il coronamento di una carriera di un fuoriclasse che arriva con l'Italia a giocare la più iconica delle partite, cioè Italia-Brasile, dopo aver portato lui per mano la nazionale fin lì, capirete bene che è veramente difficile da digerire, ma è stato difficile da digerire per tutti noi,
ancora adesso, riguardando quella partita, ancora adesso riguardando il percorso di quella nazionale, il fatto di non essere riusciti a battere un Brasile tutt'altro che irresistibile è veramente un grande peccato, ecco. Non è nemmeno un'enorme delusione, non è nemmeno una ferita aperta, è un grande peccato. È un grande peccato perché avremmo potuto davvero completare il cammino di una squadra che è stata colpita da tanti infortuni nel corso, e da tanti episodi nel corso di un mondiale. L'infortunio a Franco Baresi, naturalmente, il cartellino giallo di Costa Curta in diffida in semifinale con la Bulgaria, tante cose, e poi tutte rincollate dal fuoriclasse con la maglia numero 10 che rimette insieme i pezzi della nazionale, la prende per mano, la trascina come hanno fatto solo i più grandi di questo sport, come ha fatto Pelé, come ha fatto Maradona, come ha fatto Beckenbauer, come hanno fatto i più grandi di questo sport, e la porta fino a veramente un centimetro, anzi 11 metri dalla vittoria. E questo non è facile da assorbire. Posso immaginare che la vita di Baggio, che poi svolta naturalmente dopo, perché ci sono situazioni di difficili rapporti tra lui e gli allenatori, c'è il ritorno a Brescia, c'è il mondiale del 2002, ma non vi dico nulla, vi consiglio di guardarlo. Il momento però più importante della carriera di Baggio è quella, ma la cosa bella secondo me è che è stato un fuoriclasse talmente grande, è stato un fuoriclasse talmente abbracciato da tutti, e non solo perché ha cambiato tante squadre, ma anche perché tutti hanno voluto bene Roberto Baggio, che alla fine Roberto Baggio non è ricordato e non verrà ricordato per quell'errore dal dischetto, ma anzi quell'errore del dischetto, come gli dice a un certo punto sua moglie nel film, e questa è una parte molto bella, trasforma Roberto Baggio ancora di più in un essere umano come tutti noi, con le debolezze, col pericolo di commettere sempre un errore, e poi dopo con la capacità di rialzarsi e di combattere come fanno i campioni, come fanno i fuoriclasse, o anche semplicemente come fanno i combattenti, tutti quelli che appunto cadono ma poi si rialzano e poi ritornano a combattere. Un film bello, e ve lo dice uno che non è particolarmente amante delle biografie di sportivi, di film sulla vita di sportivi, e mi è piaciuto anche perché poi chiaramente avendo 43 anni ho vissuto tutti quegli anni vedendo anche dal vivo Roberto Baggio diverse volte, ed essendogli sempre molto affezionato, anche se ha giocato per la Juventus, anche se ha avuto una parentesi più breve al Milan, ma insomma è stato per me è stato a lungo l'immagine della nazionale, così come era stato ad esempio Luca Vialli, così come era stato Franco Baresi, così come sono stati altri giocatori che hanno segnato la mia adolescenza. E devo dirgli solo grazie, perché mi ha regalato dei momenti di splendore, così come quando si guarda un'opera d'arte e si rimane incantati pur non conoscendo nei dettagli, pur non conoscendo la storia, pur non conoscendo la tecnica, c'è qualcosa che però ti trasmette un'emozione così forte che non riesci a smettere di ringraziare, di poter essere stato partecipe in un certo senso, di aver vissuto quel momento e di aver potuto assorbire qualcosa da raccontare in futuro.